Break down the awkwardness. Put on my boots and a lily white dress. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video flash che sarà nuovamente dedicato al mondo di Cody e purtroppo mi dispiace dirlo, ma anche in questo caso esclusivamente per portarvi brutte notizie. Infatti chi di voi ha avuto modo di seguire gli altri episodi di questa serie, che ho chiamato per l'appunto News dal mondo di Cody, sa che nel mondo dello streaming si sono susseguite in questi ultimi mesi tutta una serie di cattive notizie che arrivavano dai vari social media e che recentemente sono sfociate nella cancellazione di diversi video da YouTube e nei casi più estremi nella rimozione dell'intero canale. Naturalmente si trattava di contenuti che avevano come argomento principale esclusivamente il mondo dello streaming. Come sempre, prima di proseguire, se vi interessa vedere ancora video di questo tipo, vi invito a farmelo sapere con un mi piace, un'iscrizione al canale ed un commento. Tornando a noi, alla luce di quanto detto un attimo fa, sembrerebbe che per quanto riguarda YouTube non siano più accettabili video riguardanti build oppure add-on per Cody. Infatti, come abbiamo già visto nelle puntate precedenti, ci sono stati un sacco di reclami per violazioni di copyright, avvisi di rimozione e in seguito a tutto ciò moltissimi contenuti, sia di Cody come per l'appunto build e add-on, sono andati offline, ma anche moltissime liste di APK, così come i maggiori store di Droid Admin. Anche se al momento sembrerebbe che queste decisioni siano state prese a macchia di leopardo e quindi andando ad eliminare video e canali, per quanto sembrerebbe almeno intuire dall'esterno, senza una strategia ben precisa, ad oggi non parebbe comunque essere una buona idea continuare a fare video riguardanti Cody e il mondo dello streaming. Ma tralasciando per un attimo la parte finale del video su YouTube, che è poi quella che vi porta a conoscenza del contenuto e del modo in cui renderlo disponibile, se ci fermiamo un attimo e guardiamo la cosa invece dal punto di vista degli sviluppatori, forse vi sarete resi conto che se non in via indiretta, come potrebbe essere il caso di promuovere all'interno dell'add-on un servizio di pay TV a pagamento, difficilmente queste persone con il loro lavoro riescono a guadagnare qualcosa e quindi è una cosa che fanno esclusivamente per hobby perché trovano soddisfazione nel farla. E quindi nella maggioranza dei casi, quando ricevono una lettera di avvertimento di una possibile azione legale per violazione di copyright, smettono subito di fare quello che stavano facendo, oppure continuano a farlo ma lo tengono segreto. Diverso è ovviamente il discorso per quanto riguarda gli APK, perché normalmente queste applicazioni contengono avvisi pubblicitari e visto l'ingente numero di persone che le utilizzano, molto probabilmente, anche se naturalmente non ho dati precisi al riguardo, comunque sia molto probabilmente il guadagno che ne ricavano dovrebbe essere notevole e quindi tale da permettergli nel peggiore dei casi di avere le risorse finanziarie per sostenere anche un'eventuale causa in tribunale. Alla luce di tutto ciò vorrei sapere da voi se pensate che la comunità dello streaming sia ormai giunta al capolinea oppure se riuscirà a reinventarsi trovando un modo alternativo per divulgare ancora i propri contenuti, come tra l'altro già successo in passato per quanto riguarda i programmi di torrent. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per aver guardato il video, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!